Sanità, la regione applicherà il piano anticorruzione, la politica deve starne fuori. Accuse assurde nei confronti della Oretana, la nostra azienda non abbandona il territorio, così parla il presidente dell'azienda, Giovanni Vietti. Grooming Day, d'autunno al rifugio degli asinelli, occasione per conoscere l'ultimo nato e passare un pomeriggio senza pensieri. La Protezione Civile di Biella accoglie i biellesi nella sua sede in occasione della manifestazione Porte Aperte alla Protezione Civile. Con Stefano Villa gli appuntamenti del fine settimana per lo sport. Ancora un benvenuti a tutti voi da parte della nostra redazione a questo appuntamento con l'informazione che, come abbiamo sottolineato nei titoli, apriamo parlando di sanità. Infatti la regione applicherà il piano anticorruzione. A sottolinearlo è il governatore Cota che dice la politica deve starne fuori. Attueremo tutte le disposizioni previste dal piano anticorruzione nella pubblica amministrazione, ma il vero cambiamento di cui ha bisogno la sanità è di tipo culturale. La politica deve starne fuori ed è questo uno dei passaggi dell'intervento che il presidente della Regione Cota ha effettuato intervenendo alle Molinette ad un seminario organizzato da Federsanità. La sanità, ha sottolineato Cota, è una grande cassaforte di denaro pubblico. Basti pensare che degli 11 miliardi del bilancio regionale del Piemonte, 8 sono inseriti nel capitolo sanità, il che comporta tutta una serie di rischi che si devono ridurre il più possibile. Giusto dunque applicare il piano anticorruzione, ma il cambiamento va fatto a monte, consapevoli che ci vuole tempo perché questo grande processo di trasformazione possa entrare nella testa della gente. Ma per fare un esempio, ancora aggiunge Cota, dove devono essere messe le emodinamiche non deve essere deciso né dai politici, né dal TAR, né dai comitati portatori di interessi, ma da chi ha la responsabilità aziendale di guidare gli ospedali. La politica dunque deve stare fuori dalla sanità. Lo so che è difficile non tenere conto di certi equilibri, conclude il governatore Cota, ma io non ho mai raccomandato un primario e vorrei che tutti facessero lo stesso. Dal 24 di settembre al 31 dicembre i pendolari piemontesi potranno ottenere il bonus deciso dalla Giunta regionale come riconoscimento per i disagi e i ritardi subiti nel corso dell'anno 2012. Due le modalità previste, rimborso in contanti oppure un abbonamento mensile gratuito. E per riscuotere il bonus occorre recarsi presso una biglietteria di Trenitalia presentando almeno 6 titoli di viaggio originali relativi al 2012. L'iniziativa viene finanziato utilizzando 700.000 euro impegnati a favore di Trenitalia, ma non erogabili all'azienda in quanto corrispondenti a detrazione per servizi non resi. Lo scorso anno furono circa 15.000 i beneficiari di questa opportunità. Accuse assurde nei confronti di Lauretana. La nostra azienda non solo non abbandona il territorio, ma continua a fare la sua parte e non soltanto nello sport. Chi parla è il presidente dell'azienda di Graglia, Giovanni Vietti. Accuse gratuite ed ingrate. Il presidente di Lauretana, Giovanni Vietti, realmente non comprende l'accusa lanciata da una testata locale di aver abbandonato il territorio. È vero che l'azienda di acqua minerale ha siglato un accordo di partnership con la Sidigas Avellino, società di pallacanestro di Serie A, ma, ci tiene a precisare Vietti, non siamo e non saremo sponsor del club irpino. Forniremo semplicemente l'acqua, in cambio avremo visibilità e un punto di vendita nel Palasport.
in una zona per noi ancora inesplorata. Anche a Pallacanestro Biella, ancora aggiunge Vietti, avevamo prospettato la stessa possibilità e avremmo voluto continuare a farla anche con Biella, società verso la quale ci siamo sempre resi disponibili a fornire l'acqua. Insomma, Lauretana continua e continuerà a fare la sua parte sul territorio e non solo nello sport. Basti pensare all'impegno nella realizzazione di Spazio Lilt. Risiedono in Italia, sono sposati con italiani, sono originari della Repubblica Dominicana, del Marocco, dell'Ucraina, del Venezuela e dell'Algeria, ma da oggi possono dirsi italiani. Sono i 10 stranieri ai quali è stato consegnato a Biella in prefettura direttamente dal prefetto Missineo, lo vediamo nelle immagini, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana. A questo punto l'iter prevede un passo conclusivo: i neocittadini dovranno entro 6 mesi prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica, di rispetto alla Costituzione nel loro comune di residenza. Inaugurata diventa ovviamente a tutti gli effetti valida la Casa per l'Autismo, una struttura veramente all'avanguardia in Piemonte e tra le poche in Italia. Una casa per accogliere e assistere bambini e adulti affetti da autismo è stata inaugurata a Candelo, una struttura all'avanguardia in Piemonte e tra le poche in Italia. L'obiettivo è quello di dare risposte alla necessità delle famiglie con parenti autistici grazie a competenze specifiche. Al taglio del nastro di questa struttura voluta da ANCSA di Biella, l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, con la Domus Letizie, cooperativa sociale di Sagliano, che gestirà i servizi. Vi ricordo che subito dopo la sigla della telegiornale andrà in onda proprio uno speciale in relazione al momento di inaugurazione appunto della casa a Candelo. Parliamo di caccia. La giunta regionale nel corso di una riunione ha approvato il nuovo calendario venatorio. Il documento presentato dall'assessore Claudio Sacchetto ha ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA ed accoglie i rilievi formulati dal TAR Piemonte. Dunque la stagione venatoria 2013-2014 avrà inizio domenica 29 settembre. L'addestramento dei cani, il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia alle specie migratorie da appostamento temporaneo sarà possibile dunque da sabato 21 settembre. Grooming Day d'autunno al rifugio degli asinelli, un'occasione questa per conoscere l'ultimo nato e per passare un pomeriggio senza pensieri. Domenica, a partire dalle 14.30, la Fondazione Il Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese offrirà a tutte le persone interessate la possibilità di imparare a prendersi cura degli asini con brusche e striglie e di conoscere meglio le loro caratteristiche. Un pomeriggio diverso per asini e umani e per tutti i visitatori, occasione per incontrare fuori dai recinti alcuni degli oltre 150 ospiti del rifugio. E per partecipare all'evento gratuito non occorre prenotare, basta presentarsi nella sede in via Perzubiena 62 a Sala Biellese e in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. Questa giornata sarà anche occasione per conoscere l'ultimo puledro nato al rifugio, un maschietto figlio di Chanel, asinella giunta al rifugio dalla Toscana dopo una vita di maltrattamenti, e con il suo piccolo è salito a 5 il numero dei puledri nati quest'anno nel centro di Sala Biellese. Due di loro, Massimo e Sheila, sono i protagonisti della copertina del calendario 2014 della Fondazione, caratterizzati dall'arrivo di 30 animali da Colleferro salvati da condizioni drammatiche. Abbiamo deciso, dicono da Sala Biellese, dare spazio alla gioia e alla vita. Ecco perché la copertina del calendario è dedicata ai puledri. Protezione Civile di Biella accoglie i biellesi nella sua sede in occasione della manifestazione Porta Aperta alla Protezione Civile, un evento organizzato in collaborazione con i volontari del gruppo comunale previsto per domani. Gli spazi interessati saranno via Rivetti, dietro la stazione San Paolo e l'adiacente Parco Fluviale. Domenica dunque dalle 9 alle 11.45 visita negli uffici e nella sede, aperti al pubblico con tanto di volontari a disposizione per illustrare tutte le attrezzature
vedere, ma anche l'operatività del gruppo. Sarà possibile anche visitare la sala operativa, la sala radio, l'unità di crisi che gestisce le emergenze. Nel pomeriggio dalle 14 alle 18 si potrà anche assistere a simulazioni di vario genere nel parco fluviale. I più piccoli potranno anche cimentarsi sotto la guida di un esperto in un percorso salvavita. Ci spostiamo a Pollone con l'inaugurazione della mostra dedicata a Giuseppe Bozzalla. Pollone dà vita alle iniziative per la festa patronale che proseguirà fino a domenica sera. Moltissime le persone che hanno voluto essere presenti a Pollone per l'inaugurazione della mostra a Giuseppe Bozzalla. Dai paesaggi giovanili a quelli meno influenzati dal Deleani e dall'età matura, un'esposizione che si è inaugurata nelle tre stanze della ex scuola elementare. L'iniziativa apre le manifestazioni per la festa patronale che proseguiranno fino a domenica sera. Presenti alla cerimonia di inaugurazione della mostra, molte autorità, tra queste l'artista Placido Castaldi e il rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Grazie soprattutto a queste persone per la passione che ci mettono ed è importante per il paese, soprattutto per queste figure dei nostri compaesani che, io parlo da pollonese, però come fondazione siamo vicini a queste iniziative e non è scontato che una Pro Loco si dedichi a queste attività. Ed è importante e secondo me state tracciando anche una strada, un modo diverso di fare cultura e avvicinare la gente ai propri personaggi. Quindi io ringrazio la Pro Loco, ringrazio Gian Mario Tà, ringrazio tutti quelli che si sono prodigati per questa mostra, perché dite quel che volete, è il parroco che apre la festa patronale perché è la nostra, è la mia festa e sono proprio contento di poterlo fare con una mostra di questo calibro e con delle persone di questo calibro, perché chi ha lavorato davvero con passione oltre che con competenza. Sono un pollonese, ho seguito Bozzalla quando lo guardavo solo da lontano, non mi osavo avvicinare perché per me era un grande, quindi avvicinarsi ai grandi è sempre difficile. E per me Bozzalla era un grande ed è rimasto un grande. I suoi quadri dicono tutto e quindi godetevi la mostra, guardate ogni quadro con attenzione e troverete il vostro mondo, il nostro mondo, quello dei bambini in fondo, della bellezza della neve fresca. E Bozzalla era maestro in questo. E io mi glorio di essere stato a suo allievo. Lo zio, con il quale io mangiavo di fianco a lui, lui era capotavolo, io mangiavo la sua destra, perciò ero bambino, lo osservavo e sentivo ogni tanto cosa diceva, eccetera. Lui ha portato nella famiglia, soprattutto di mio nonno e di mio padre, questa vena d'arte, questo mondo d'arte. Parlava delle esposizioni, parlava dei suoi colleghi che dipingevano, parlava dell'Accademia Torino, parlava di tutto un mondo che non era il mondo industriale. Cambiamo argomento, qualcuno dice che la sua musica è vicina a Dio. Parliamo di Bach che sarà protagonista domani sera alle ore 21 del nostro spazio sui concerti. Programma tutto tedesco quello di domani sera sulla nostra rete. Due saranno i sommi compositori che si alterneranno, Bach e Wagner. Si comincerà con le celeberrime variazioni Goldberg, un'opera scritta per clavicembalo, sostituito poi nel tempo dal pianoforte. Consiste in una serie di arie con variazioni. Scritte nel periodo tra il 1741 e il 1745, sono dedicate appunto a Johann Gottlieb Goldberg, allora maestro di cappella a Dresda. In passato erano considerate come un'architettura modulare di 32 brani, disposte seguendo schemi matematici e simmetrie che le conferiscono tanta coesione e continuità.
da non avere uguali nella storia della musica fino al XX secolo. Tali variazioni sono state valorizzate tanto da far sostenere al musicologo Buscaroli di offrire il migliore esempio di una musica concepita per la ricreazione di uno spirito competente ed esigente. Ce le offrirà András Schiff, valentissimo pianista e direttore ungherese, naturalizzato britannico e uno dei più noti interpreti viventi appunto di Bach. Nella seconda parte, alcuni brani tratti dall'opera Tannhauser, scritta da Wagner in tre atti, avente come tema chiave l'opposizione tra l'amore sacro e profano e la redenzione tramite l'amore. Il medesimo compositore la diresse nella prima esecuzione avvenuta a Dresda nel 1845. Successivamente diede luogo ad alcune modifiche. Quella che andremo a proporre è la cosiddetta versione di Parigi, ambientata però nelle vicinanze di Eisenach all'inizio del XIII secolo. Ancora lo sport, weekend di appuntamenti nel panorama sportivo, dunque vediamo nel servizio di Stefano Villa quali saranno. Il weekend sportivo biellese ci regala alcuni match da seguire con grande attenzione. La Junior biellese giocherà in casa contro il Gassino San Raffaele. Nell'ultimo match di campionato la squadra di Mister Albertini non è andata oltre il pareggio in trasferta sul campo dello Charvenceau e sicuramente i ragazzi bianconeri vorranno tornare subito alla vittoria. Il Ceversama giocherà contro l'Aigreville. La squadra di Mister Soviero non è partita bene, perdendo tutte le prime tre partite, pur giocando un calcio di buon livello. Ora, mordenti compagni vorranno ottenere i primi punti della stagione per poter centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Il Fulgor Ronco Valdengo giocherà in casa contro l'Oleggio. La squadra di Mister Piero Borri ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle prime due partite e sicuramente cercherà di continuare questa striscia positiva. Inoltre, questa domenica si disputerà la Corsa della Speranza. La partenza avverrà in Piazza Vittorio Veneto alle ore 10.30 e l'iscrizione costerà 10 euro. Tutti i fondi verranno destinati alla ricerca per sconfiggere il cancro. Ed è tutto da parte mia per questa edizione. Ancora grazie a tutti voi per averci seguito.